Buongiorno, siamo all'ultima parte dei grafici predetti, sudati, predetti, osservati, gli ultimi quattro disegni sperimentali. Oggi vediamo i grafici per il disegno risposta binomiale, multinomiale, nominale, che abbiamo già visto. Allora, carico i dati e eseguo le parti precedenti per un migliore esito della programmazione e ci soffermiamo sui grafici veri e propri. Ecco, allora dopo alcune impostazioni sulle quali sorvolo, generiamo i dati predetti con la funzione predict e generiamo anche l'errore standard, poi calcoliamo un intervallo di confidenza utilizzando l'errore standard, un intervallo di confidenza basato sulla distribuzione normale. Anche qui sorvolo su queste parti, se vi interessano i dettagli posso inviarvi il programma e spiegare nei dettagli eventualmente a richiesta. Ora creiamo le proporzioni, una variabile che contiene le proporzioni degli invertebrati sul totale, un'altra impostazione che non approfondisco. Ecco, controlliamo un elemento e ora eseguiamo un vero e proprio grafico di dati osservati e predetti con la solita funzione ggplot. Dopo l'impostazione, la prima riga che definisce x e y è la proporzione degli invertebrati sul totale, quindi generiamo dei punti per i dati osservati e poi un altro degli altri punti per i dati invece predetti, quindi all'interno della funzione AES specifichiamo che l'y è fit, non è la proporzione osservata. E gli diamo il colore rosso. Invece, anzi, inoltre, introduciamo un altro punto grafico che contiene sempre le frequenze osservate a un altro livello, probabilmente, adesso non mi ricordo esattamente perché ci sono due istruzioni che generano le proporzioni osservate, comunque le vediamo nel grafico, e un geom error bar. Dove avremo i dati predetti con i loro intervalli di confidenza che abbiamo costruito prima, quindi geom error bar definisce un limite inferiore della barra di errore che è
il limite di confidenza inferiore e un punto superiore che è il limite di confidenza superiore. Il colore rosso, ecco, infatti, quindi la prima istruzione osservata erano i punti delle proporzioni singole, mentre il verde genera le frequenze osservate a livello più riassuntivo e il rosso le frequenze osservate e i loro intervalli di confidenza, anche qui a un livello più riassuntivo. Quindi lanciamo il grafico, sperando che venga, perché ecco, si viene, quindi vediamo le singole proporzioni in nero, le proporzioni riassuntive predette in rosso, con punti grandi di colore rosso, i loro intervalli i limiti di confidenza, l'intervallo di confidenza in generale, per ognuno dei quattro laghi. Sulle Y ci sono le proporzioni. Ecco, adesso possiamo passare al successivo disegno. Quindi arriviamo al disegno 10. Il disegno risposta binomiale, eccetera, ha un effetto random. Come al solito eseguiamo le istruzioni precedenti per precauzione e come al solito generiamo la risposta predetta con predict. In questo caso, essendo un modello diverso, occorre costruirsi manualmente la varianza, la stima della varianza dell'errore e le radici quadrate della diagonale della matrice, che non sarebbero nient'altro che gli errori standard. Poi, dopodiché, all'errore standard possiamo costruire gli errori standard modellati sugli effetti random, cioè specifici per ogni individuo, e alla radice quadrata della diagonale della matrice della stima della varianza di errore, aggiungiamo l'effetto random, cioè fa parte naturalmente della variabilità, è indicato con teta. Ecco qua. Vengono generati vari grafici descrittivi che cancelliamo, li abbiamo già visti precedentemente. Adesso costruiamo con la funzione con le funzioni apposite di un, mi pare, del packages player, PLYR, generiamo le frequenze osservate. Non sto a, come al solito, sono funzioni un po' complesse,
che non approfondisco e forse l'avevo già visto precedentemente, però forse no. In ogni caso, la sintassi bisogna prenderla per buona, qui si raggruppa semplicemente si indica il nome del file di dati, poi si mette questo simbolo, questo operatore particolare, poi si aggiunge la funzione group by, vuol dire raggruppa per entry, che non è altro che il trattamento, poi di nuovo questo simbolo di funzione, e poi la funzione mutate, che definisce una variabile frec, che è fatta dalla somma delle y diviso la somma totale, cioè la somma degli elementi di interesse diviso il totale. Adesso creiamo invece una variabile prop nel file di dati, anche questa è a proporzione degli elementi di interesse sul totale. Vediamo se una delle due non è rilevante, adesso lo vedremo nel grafico. E poi ci costruiamo il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza che abbiamo ottenuto l'errore standard con la procedura precedentemente. Utilizziamo l'errore standard non addizionato dell'effetto random. Finalmente arriviamo al grafico, quindi le impostazioni sono le solite, mettiamo sulle ascisse il trattamento, sulle ordinate la proporzione, il raggruppamento per blocchi, anche blocchi random, e colori sempre blocchi random. E poi disegniamo dei punti grafici, poi dei punti per i dati predetti, di colore verde e di una certa dimensione e forma, e poi l'error bar, dove inseriamo i limiti dell'intervallo di confidenza che abbiamo visto. E poi formattiamo il grafico su una dimensione tra 0 e 1, perché si tratta di frequenze o probabilità che sono sempre tra 0 e 1. Poi con gigititle, con la funzione gigititle, gli diamo il titolo e vediamo l'effetto. Sperando che sia buono, sì, l'effetto è quello desiderato. Come vedete, abbiamo i punti singoli, le frequenze singole osservate, i rombi sono le frequenze predette, riassuntive predette, e con i loro intervalli di confidenza, che sono queste barre verticali con le due barre orizzontali alle estremità. I puntini rossi è blocco 1, verdi 2, azzurri 3 e viola 4. Sono tutti i dati osservati. Benissimo, adesso possiamo passare
al penultimo disegno, quello risposta ordinale, rifacciamo le stesse cose. Riavvia, eseguiamo la parte iniziale fino al modello. Sperando che funzioni tutto. Ok. Queste cose le abbiamo già viste, ricordo, nei filmati precedenti. Ecco, ora, in questo caso, costruiamo dei dati simulati che ci servono a costruire dei punti, dei punti delle matrici del disegno sui quali poi verranno calcolati i dati predetti. Queste sintassi poi sono prese pari pari da dati di consulenza che sono disponibili su internet, dati dell'Università della California, UCLA. Oppure UCLA è nella fattispecie il Dipartimento IDRE che fornisce consulenza online a tutto il mondo. Quindi ci sono già delle istruzioni già belle che fatte. Quindi costruiamo questi dati simulati che chiamiamo NuDAT. Li facciamo generare prima di tutto 200 dati denominati PARED, che è uno dei fattori. Poi all'interno dei 200 dati dei fattore pubblico, di fattore public, che è l'altro fattore, sempre 0 e 1, perché sono fattori binari. E poi generiamo delle ripetizioni della variabile continua, che è GPA, lungo il range, diciamo, tra il massimo e il minimo della variabile, e otteniamo questi dati. Ecco, per ogni valore vedete che ci dovrebbero essere per ogni valore di GPA tutte le combinazioni di PARED e di PUBLIC, che sono i due fattori. Ecco, adesso fattorizziamo PARED e PUBLIC, i due fattori che abbiamo creato numericamente, e aggiungiamo una colonna ai dati simulati con le predizioni in base al modello che si chiama M sui dati che erano prima la matrice del disegno senza la variabile di risposta,
del tipo probabilità, quindi ci darà delle probabilità o delle frequenze, comunque le vogliamo chiamare, sarebbe meglio probabilità perché sono dei dati predetti, non sono dati osservati. Ecco, quindi per ogni livello della variabile di risposta, che sono livelli ordinali, unlikely, somewhat likely e very likely, abbiamo i dati predetti per ciascun valore dei fattori della variabile continua di risposta. Dopodiché trasformiamo con la funzione melt il file nel formato lungo, cioè unlikely, somewhat likely, very likely uno sotto l'altro. Anche qui non mi soffermo sulla sintassi. E dopodiché costruiamo delle statistiche riassuntive per il fattore solo per il fattore perd, vuol dire che per ogni livello del fattore perd ci saranno i livelli mediati degli 0 e degli 1 per l'altro fattore. Questo è il criterio con il quale si costruiscono queste statistiche riassuntive. Ecco, qui c'è un altro problema. No, la funzione summary SI non la trova. Vediamo se adesso la trova. Ok. Andiamo avanti. Generiamo questi due file. Vediamo come si presenta. Come vedete abbiamo solo il fattore pared e la probabilità è mediata su ogni livello, è la media dei due livelli dell'altro fattore, che è il fattore public, che si può fare perché la media di due proporzioni che hanno denominatore uguale è proprio la media dei due valori. Se invece avessero dei diversi denominatori non si potrebbe fare. In questo caso si può fare perché sono dati predetti bilanciati. Ora finalmente eseguiamo il grafico sempre con la funzione ggplot. E niente di speciale, se come con i soliti comandi xgpa y la probabilità che viene distinta per viene distinta per il level, che sarebbe i livelli delle variabili di risposta, e poi ci sono delle opzioni che potete andare a vedere. Qua, come vedete l'andamento delle probabilità in paired 0, in paired 1. La variabile continua, il regressore continua. A questo punto ricostruiamo un altro degli altri dati simulati, questa volta in funzione del fattore public, è analogo sono esattamente analoghi a prima le cose.
facciamo esattamente le stesse cose, mettendo il fattore public al posto del fattore pared. Ecco, in questo caso saranno mediati i livelli delle probabilità dei livelli del fattore pared. E qui vedete l'andamento delle probabilità del fattore public lungo i valori della variabile continua. A questo punto vediamo tutto insieme e stavolta creiamo delle statistiche riassuntive per la combinazione dei livelli di pared e public. Ne vediamo nel loro assieme, che è la visione più completa. In questo caso sono tutti i grafici visti e anche quello combinato finale. Li vediamo in una finestra sola. Queste sono quelli che, le prime due righe sono quelle che abbiamo già visto e le ultime due righe sono i grafici relativi ai livelli combinati, public 0 pare 0, public 1 pare 0, eccetera, eccetera. Sono 4, sono 2 per 2 livelli. Bene, adesso ultimo disegno, il disegno crossover. Facciamo le stesse cose. Sono cose analoghe a quelle viste prima. Ci vuole un po' per costruire, per elaborare il disegno richiesto crossover che abbiamo già visto. Poi creeremo le proporzioni per il trattamento, che sono in modo analogo a quello che abbiamo fatto prima, le proporzioni osservate. Qui ci sono alcuni risultati che cancelliamo perché li abbiamo già visti. Quindi adesso costruiamo le proporzioni per il trattamento. Costruiamo queste proporzioni con le combinazioni di tempo e trattamento che ci servono per il grafico, con la funzione DDPLY, sulla quale come al solito non mi soffermo perché per motivi di tempo, e poi costruiamo i soliti estremi dell'intervallo di confidenza. Vediamo adesso il grafico. Ecco un unico grafico. Vediamo un attimo la sintassi. È la solita l'istruzione principale, contiene il nome del file, dei dati. La x è il tempo, la y la proporzione, si raggruppa per sequenza. Ecco, questa è la cosa in particolare. Qui ci sono praticamente due fattori tra virgolette random: uno è il tempo, che è un fattore che è disegnato sulle ascisse. E uno è la sequenza, che è la sequenza dei tempi, che
che è un altro fattore random e che vedremo sul corpo centrale del grafico. Dopodiché generiamo dei punti per le proporzioni dei colori desiderati, un error bar come abbiamo visto prima e alcune linee punti che è una delle statistiche dei punti dei punti di statistiche riassuntive, cioè la media. Anche qui possiamo usare la media perché ci sono i dati bilanciati. E un'interpolazione non lineare degli andamenti nel tempo dei trattamenti. Adesso vediamo meglio graficamente. Un titolo e i grafici sono separati per trattamento. Ecco, vediamo l'esito finale che è piuttosto interessante. Quindi vedete ogni finestra, ogni riquadro 1, 2, 3 corrisponde ai tre diversi trattamenti. Ora, il verde sono i dati, i punti riassuntivi predetti collegati da una linea e i rossi sono i dati riassuntivi. Scusate, i verdi sono gli osservati, i rossi sono i dati riassuntivi predetti, i punti e i rombi sono rispettivamente dati predetti e dati osservati che collimano quasi perfettamente. Le barre sono i soliti intervalli di confidenza e i punti e i rombi si riferiscono alla singola sequenza all'interno di un trattamento. Ecco, come vedete, ci sono anche delle discrepanze tra osservati predetti, specialmente in questo caso, dove addirittura c'è un'inversione di tendenza. Adesso non so se si potrebbe essere anche un errore che a volte succede, converrebbe controllare poi la programmazione, ma potrebbe anche essere, quindi i dati vengono generati random. Quindi i tre riquadri, linee rosse sono riassuntive dell'andamento dei dati predetti, le linee verdi riassuntive dei dati osservati, i cerchi sono le probabilità, le frequenze singole dei dati osservati, rombi le frequenze predette dei dati osservati e sono distinte tra trattamento per ogni trattamento. Un grafico per ogni trattamento e qui c'è la leggenda delle sequenze, per esempio la sequenza 3, 2, 1 è viola, 3, 1, 2, blu, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo terminato, probabilmente si richiede più tempo, sarebbe richiesto più tempo per la spiegazione, eccetera, però preferisco contenere e rimandare all'approfondimento di chi segue i filmati, all'approfondimento naturalmente posso darvi qualsiasi consiglio o di persona o per email o per telefono se avete bisogno di approfondire qualche punto o di adattarlo ai vostri dati. Vi saluto, arrivederci.